per questo mondiale. Fino a qualche anno fa ci si ostinava a chiamare l'arrampicata uno sport di nicchia, ora non è più così, è sport olimpico. Classifica, i campioni olimpici arriveranno dalla somma dei risultati delle tre discipline. E questo gioca un po' a favore del campionato mondiale giovanile, perché i grandi campioni arrampicioni e non qualche centinaio di migliaia come negli anni Ottanta, l'arrampicata da arco ha fatto grandi passi, il rock master sia dal punto di vista turistico che proprio dal punto di vista economico in generale. Il stadio di Arco, voi sapete che è una delle strutture più belle al mondo, anche se credo che il presidente ambisce a migliorarla ancora. Il mondiale giovanile e Rockmaster sono per il resto gli eventi supportati da Trentino Marketing, dalla... insomma, ricordare quelli che sono stati i visionari, mi sento di dire i pionieri di questa scalata, ho saputo investire in sinergia con quella che è stata l'amministrazione comunale di allora, che trasformare Arco e da quella che è stata insomma, la chiusura dell'epoca sanatoriale ad Arco, e quindi è fortemente attrattivo per quello che riguarda il paese, ma anche nella realizzazione di strutture come il Climbing Stadium, che davvero hanno... La FASI rappresenta ufficialmente l'arrampicata sportiva di alto livello in Italia, è nata nell'85, riconosciuta dal CONI. Nel 2007 nasce poi la Federazione Internazionale di FSC, a livello agonistico, quindi come fase secondo a livello agonistico, però anche a livello amatoriale, chiaramente uno sport che da questo è uno dei punti fondamentali del nuovo direttivo, di lavorare per diventare federazione. Però è anche sponsor della manifestazione e con Trentino Marketing, quindi auguro agli organizzatori, perché è una manifestazione grossa, con tanti partecipanti, complessa. È un evento che è vero che si svolge ad Arco, ma ha saputo praticamente fare tutti questi anni, ha saputo continuamente crescere. In ogni edizione questo evento si è rinnovato e ha saputo veramente crescere. E dare disciplina ufficiale olimpica, questo depone a favore anche per diventare federazione, che è veramente una dicotomia che ci sia una specialità che va alle Olimpiadi e che sia disciplina sportiva associata, non sia ancora federazione, speriamo di raggiungere anche questo traguardo. Ma direi che oltre dal punto di vista agonistico, e mi fa piacere pensare che gran parte degli atleti che ci saranno a Parigi ufficialmente saranno di tutte le nazioni presenti. Abbia saputo creare in questi anni una realtà forse unica, almeno qui da noi in Italia, e Arco stessa abbia saputo raccogliere le opportunità creando anche... diceva prima che io partecipo un po' dappertutto, partecipo perché a me lo spiego manifestazione sportiva molto importante, ma parliamo anche di presenze turistiche molto importante, soprattutto anche utopico, visionario, è una nemesi, perché mi trovo ad essere ancora convinto che ci debba, e anche di prospettive per assicurare ad Arco una continuità. Essere in un contesto, dico sempre, bello il mondiale fatto a Parigi-Bercy, ma quando uno esce da Bercy si trova in città dove è arrampicata, cioè dopo 30 metri non è neanche più vicino, che hanno riempito anche loro tutto il gruppo di le possibilità. Abbiamo la Nuova Zelanda, realizzata proprio per l'evento, temporale per l'evento, ma già questa siamo al limite se vedete i programmi di gara. E la cosa interessante, i volontari, ma anche il team, essere presenti come volontari durante l'evento. Vado veloce perché poi descriverlo sarebbe la cinema di apertura, quello show di apertura nel campionato. Di Arco degli Arcensi, no? Perché ha rivoluzionato l'economia, nel senso che siete onorati, insomma, Arco è davvero, grazie anche alla manifestazione. Un grande traguardo è stato raggiunto dal 2020, quindi prossimo anno saremo presenti, ci sarà proprio nelle prossime settimane al campionato del mondo a Tokyo, in cui i nostri atleti partiranno, hopping eccetera, per quanto c'è possibile, perché essendo
non una federazione vera e propria, ma una disciplina sportiva associata. E quindi la parola un po' per parlare di quello che è questo outdoor dell'Alto Garda e l'arrampicata, prego. Sì, legati a questo settore. E da lì ho capito che realmente Arco e coloro che tanti anni fa avevano saputo vedere lontano avevano vinto la gara, però è giusto anche ringraziare coloro che da tanti anni si spendono, utilizzano anche il loro tempo libero per metterlo a disposizione di questi sport. Palmarès di gara, ma proprio nella loro vita di arrampicatori. Saranno 1300 gli atleti iscritti nelle varie discipline. Abbiamo allati le pareti. Qui a Candreari la provincia ha una parete attrezzata per arrampicata che è, credo, l'unica in Europa. Federazioni molto sintetiche e poi lasciare la parola al direttore tecnico Angelo Senici che ha gestito in questi mesi la... Ok? Arrampicata sportiva ad arco è un must. Assolutamente sì, e direi che davvero Arco è diventato un punto di riferimento a livello mondiale per quello che riguarda l'outdoor, ma in modo particolare per quello che riguarda il climbing. E Arco è davvero un luogo meraviglioso a livello climatico e paesaggistico che offre davvero un sacco di opportunità per poter arrampicare sia in falesia che alla struttura del climbing dove si svolgeranno appunto i prossimi mondiali. 10 giorni di grande sport. Ma sicuramente pieni. 10 giorni di grande sport, non solo il Climbing Stadium, dove da mattina a sera, senza soluzione di continuità, gli atleti saranno impegnati sugli strapiombi e sulle pareti boulder nello speed, ma anche nella città di Arco, perché come al solito sarà la grande festa. Arco diventerà la casa dell'arrampicata per migliaia di giovani atleti da tutto il mondo. Assessore Failoni, un altro grande evento sportivo in Trentino. Assolutamente sì, e confesso che non sapevo esattamente fino a 9 mesi fa qual era l'importanza dell'evento dell'arrampicata su Arco. Dopo essere stato sul territorio più volte mi sono reso conto che non possiamo assolutamente lasciarci scappare questo tipo di eventi e soprattutto anche, come dicevamo prima in conferenza stampa, dobbiamo anche ulteriormente impegnarci tutti quanti per far sì che questi eventi siano garantiti anche in futuro.